Ed eccoci qua, non rientriamo, rientriamo qua in studio. Un saluto ancora dalla nostra webcam live, diretta on air su terzapaginamagazine.com, diretta Facebook streaming. Per quanto riguarda questo battezzo, secondo appuntamento con un libro per te che veramente ha preso anima, corpo, spirito in tutti i sensi. Io do il benvenuto veramente con tutto il cuore al nostro primo appuntamento, primo ospite d'eccezione qui a Un Libro per Te. Do il benvenuto a Daniela Paiella. Sì, c'è sempre un momento di collegamento. Pronto? Pronto, Daniela? Daniela, ci sei? Pronto, Daniela? Sono pronta. Oh, ecco qui, c'è sempre il momento dell'lapsus della communication. Allora, ricapitolo, do il benvenuto qui a Un Libro per Te, secondo appuntamento di oggi, qui a Terza Pagina Magazine, Daniela Paiella, benvenuta. Benvenuta, grazie. Eccoci qua. E io do il benvenuto qui e sempre a Un Libro per Te. Conduce Anna Silvia Angelini. Prego, a te, Anna. Eccoci qui. Allora, carissima Daniela, questa sera siamo di nuovo insieme. E con piacere immenso. Come non pensare subito al tuo libro? Grazie. Allora, Daniela, parliamo sempre d'amore. Questo libro, Mai lontano da te, diciamo che è un inno all'amore, quindi va benissimo anche oggi che si festeggia San Valentino. C'è un aneddoto che mi avevi detto riguardo San Valentino? Assolutamente, io sono veramente orgogliosa di essere stata invitata proprio a Un Libro per Te. Grazie Anna Silvia, perché oggi vado fiera di questa cosa, che è la città di Terni, dove io vivo, è proprio la città dove sono conservate le spoglie del santo di San Valentino, quindi è il nostro patrono. Qui c'è una grande festa, c'è il cioccolentino, ci sono tutte le vie, le piazze animate da cuori, da luci. Entro un attimo, com'era Cionc Valentino? Non ho capito. E praticamente la nostra città ha come patrono il santo, okay. San Valentino. Okay. Qui sono conservate proprio le spoglie del santo, è una cosa che non si sa, ma è una festa insomma che si festeggia in tutto il mondo. Fantastico. E noi abbiamo proprio le spoglie del santo proprio qui in Umbria. Grande. Prego, Anna. E quindi ecco, il libro tuo ci porta proprio a parlare di Mia ha 23 anni e nel percorso che tu ci porti nella vita di Mia a 23 anni e nasconde nel colore dei suoi occhi un segreto che quando leggerete il libro alla fine verrà svelato. È un segreto di profondo dolore. Allora, ci parli un po' tu del tuo libro? Certo. Ci fai entrare in questo libro? Sì, volentieri. Allora, Mai lontano da te, ecco il titolo, è una storia contemporanea, di narrativa moderna, è una favola alla Romeo e Giulietta, diciamo proprio in chiave moderna, in cui la protagonista è una giovane ragazza di 23 anni, appunto, che si chiama Mia, come dicevi te, Anna Silvia, e lei ha praticamente il cuore completamente chiuso da un evento che le è capitato quando era appena adolescente, che è un trauma, quindi, che vive e nasconde dentro di sé, come se fosse un segreto da non svelare a nessuno. Questo segreto la trincera dietro, diciamo, un muro e impedisce di avvicinarsi a chiunque. Nonostante tutto però lei si rialza e si rimette in gioco e continua la sua battaglia, diciamo, quotidiana, in cui si realizza dal punto di vista degli studi, dal punto di vista professionale. Quindi durante questo tragitto, in cui non perde di vista la speranza, incontra Lorenzo, che è un ragazzo però che non è la persona giusta per lei, perché è impegnato con un'altra donna, ha il cuore impegnato con una
con un'altra donna. Eppure ecco, crea una brezza invece in Mia e la destabilizza. Qui ecco, entra in gioco un destino che intavola una partita a carte con questi due ragazzi, li avvicina, li allontana, li porta ecco, su due paesi completamente diversi, Londra, New York, e accadranno tante cose che li travolgeranno. Quindi proprio oggi ho ricevuto una recensione di una famosissima blogger su Instagram, sono stata veramente lusingata da questo, in cui ecco, per usare le due parole, diciamo che il libro è pregno di sorrisi, di lacrime, di sentimenti che esplodono fino alla fine, sì, fino alla fine, in cui praticamente si celebra proprio questa vittoria dell'amore. E il libro, diciamo che è un inno proprio, come hai detto te, un inno all'amore, all'amore puro, quello che è degno di rispetto, quello che gonfia le vele e non è che impedisce di andare alla deriva, perché la vita è fatta di cadute sempre, no? Non è sempre tutta gioia e tutto positivo. Un bellissimo però, libro. Sì, però ecco, invita sempre a rialzarsi e a non perdere mai la speranza, sì. A vedere sempre perché, con la luce dell'amore. Sì, perché molte volte avere il coraggio di affrontare un cambiamento ci può portare a qualcosa di più grande e positivo. Sì, assolutamente. Ogni cambiamento è visto come un salto nel buio, sempre. Però non è facile. Sì. Però diciamo che l'unica nostra speranza, proprio quella che muove la vita, che muove tutti noi, è la fiducia nell'amore. È l'amore per i propri cari, l'amore per se stessi, soprattutto il rispetto nei confronti di se stessi, e l'amore per un'amicizia, ecco, per una persona. E è l'unica cosa, ecco, che ci guida. Se non ci fosse, diciamo, non ci sarebbe il buio completo. Ti volevo chiedere, cosa ti ha spinto proprio a scrivere la storia di Mia? Qualcosa che hai sentito, sì, dentro di te, perché stavi affrontando tu un cambiamento? C'è qualcosa di autobiografico all'interno di questo libro? O è stata un'ispirazione tua proprio nel voler parlare e portare un messaggio d'amore ai lettori? Io guarda, direi Anna Silvia, un po' di tutte queste cose che hai detto all'interno, perché allora, l'ispirazione l'ho presa da una storia vera, realmente accaduta, oltre ad un personaggio, ecco, famoso, ma è realmente accaduta nella mia città questa storia, che poi ecco, non dico perché è il vero e proprio segreto che sboccerà, ecco, certo, sul finale. E questa storia mi ha profondamente colpita. E poi ecco, il bisogno di scrivere è nato da un momento difficile della mia vita in cui mi sono vista, diciamo, mi sono sentita liberata, ecco, dalle mie emozioni scrivendo. È stata una grande, mi ha dato una grande speranza, insomma, la scrittura. E infatti è una terapia fantastica. Vero. E diciamo che ecco, lo scrivere è diventato parte di me. E trasmettere emozioni, e avere la gioia di sentire le persone che ricevono queste emozioni che io ho messo nel libro, le interpretano, mi scrivono, mi fanno recensioni, mi mandano messaggi. Per me è la gioia più grande che ci sia, credo, ecco, per ogni scrittore, riuscire ad arrivare al cuore delle persone che leggono. Senti, ti volevo chiedere, siamo quasi al termine, che messaggio, sì, proprio oggi che si festeggia San Valentino, che messaggio vuoi dare a noi donne per riuscire sempre a trovare il lato positivo in quello che la vita ci dà poi, no? Ogni giorno, no?
Assolutamente Che sì. messaggio vuoi lasciare a tutte noi? Io vorrei invitare ogni donna a non perdersi mai d'animo, non dico a non cadere perché è normalissimo, insomma, cadere, anzi è proprio quando cadiamo che troviamo la forza, no? E il coraggio di rimetterci in gioco. Ma proprio a non perdere mai la speranza e a farci e sempre guidare dell'amore, perché ecco, è l'unica cosa che dà luce alla vita. Amore proprio in senso completo, non parlo solo dell'amore nei confronti di un uomo, di una donna che sia, ma proprio l'amore per se stessi e il rispetto per se stessi e l'amore, ecco, per la vita in generale. E questo messaggio qui, ecco, non perdete mai la fiducia e credete Grazie, sempre in Daniela. voi stessi. Grazie, Abbiamo grazie. ancora tempo, abbiamo ancora tempo, precisamente 8 minuti a disposizione per Daniela, quindi c'è tanto tempo. Io entro subito in gamba tesa. Allora, via mia prima curiosità, da dove nasce questa meravigliosa copertina? La copertina nasce da un'idea diciamo, un'idea a quattro mani, diciamo, insomma, tra me e l'editore, l'editor, fondamentalmente da un messaggio preciso, che è questo: la copertina praticamente raffigura, ecco, una mano con un fiore che sboccia. E rappresenta proprio la forza della protagonista, di questa giovane protagonista che sboccia e che si offre, ecco, e affronta la vita dopo un percorso difficile e senza, ecco, aver perso mai la speranza. Ecco, questo messaggio, Bellissimo. questa rosa, che messaggio possiamo dare che stringe tra le mani? E comunque la far vedere. È la speranza e la fiducia nell'amore, ecco. Ah, E ecco. l'amore, ecco, la rosa è vista come un gesto d'amore. La natura, praticamente, lo sbocciare di un fiore è un gesto d'amore immenso, che ecco, lo vediamo nella primavera, nel rifiorire, nel rimettersi in gioco. Ecco Daniela, io poi lascio la parola ad Anna per chiudere con l'ultima curiosità. Allora, ho le mie fisse di domande, ecco, tra virgolette, ma sono più Sì. curiosità. Ecco, Prego, se prego. fosse un'opera d'arte, a chi associeresti questo libro? Io l'associerei a Donatello. Donatello. Ti Sì. ispira molto Donatello? C'è qualcosa in particolare che... Donatello come scultore. Ah, ecco. Sì, perché la protagonista viene proprio plasmata dalle mani dell'amore. Plasmata nel senso buono, nel senso bello, insomma, cresce, sboccia e dona fiducia, ecco, alle persone che sono degne di rispetto e che la amano veramente. Tu ti senti molto vicino a Donatello, allora, parlando dello scultore. Vabbè, diciamo che forse un pochino sarebbe pretendere troppo. No, vabbè, però. Decisamente Però troppo. è bello proprio anche il colore della copertina del libro, è molto così, così delicato. Beh, io amo Ricordo. tantissimo i colori pastello, quindi appena l'ho vista sono andata, insomma, dritta alla decisione, quindi ero convinta. E mi è piaciuta molto, sì. Infatti sono molto felice che sia stata molto apprezzata, che sia stata molto ben vista, insomma, da tutti, dai lettori, da chiunque. Infatti, ecco, colgo l'occasione per ringraziare No, e ci i mancherebbe. blogger, per ringraziare l'editore Tere Sommezza, il mio editor Niccolò Carosi, tutti i librai, perché ci avevo visto che il mio libro dopo 2 anni dall'uscita è ancora, cioè, viene continuamente rimesso in vetrina insieme alle novità.
Sono stati venduti 500 copie, io sono felicissima di ricevere le recensioni da blogger rinomati, ecco, tra cui Debbie Soncini, che l'ha messa proprio oggi. Andate a curiosare nella mia pagina Instagram, dove io pubblico quasi tutti i giorni, sono abbastanza attiva sui social, quindi ecco, venitemi a conoscere, a incontrarmi sulla pagina Instagram, su Facebook, dove ci sono tutte le novità. Ma come vedi, Terza, diciamo che un libro per te, questa rubrica che è nata, diciamo, per scherzo, è un mezzo in più per valorizzare ancora gli autori, cioè una macchina in più, sì. Una macchina in più sempre dedicata al mondo dei social, in questo caso, perché siamo sul social, sui social e non solo. Però questo vuole valorizzare proprio la parte dell'autore, la parte di tutti gli aspetti che, diciamo, fanno parte delle opere in sé per sé. E quindi, ecco, è nata questa rubrica proprio per il mondo della letteratura a 360 gradi, ecco, di qualsiasi tema, questo tanto per sottolineare. E io ti ringrazio ancora per essere stata qui con noi e veramente ti faccio i miei complimenti. Anna, a chiudere, prego. Allora, grazie infinite, Alessandro. Ma grazie a te, Daniela. Allora, grazie per questa bellissima intervista, sentirti parlare. Lo sai che a me mi piace poi il tema, quindi rimango lì ad ascoltare. Allora, un abbraccio forte, Daniela Pagliella. Il libro si intitola Mai lontano da te, lo trovate in tutte le librerie. Trovate Daniela in tutte le pagine social, Instagram, Facebook e tante altre. E un ringraziamento forte, grazie. Buon San Valentino. Grazie Anna Silvia, auguri a te, auguri Alessandra, auguri a tutta la redazione. Un abbraccio forte a tutti gli spettatori, a chiunque ci sta ascoltando. Grazie veramente di cuore a Daniela Pagliella di essere stata qui con noi a Un libro per te qui a Terza Pagina Magazine. Grazie Daniela, a presto. Grazie ancora, a presto, ciao. Arrivederci. Ciao ciao.